Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Contenuto sponsorizzato, ormai dovreste aver imparato a riconoscerlo grazie al loghino in basso a destra dove sta scritto Sponsored. Quest'oggi andiamo a vedere Tyria. Tyria, che è un GDR con combattimenti basati sul combattimento a turni, che dovrebbe ricordarsi un po' i primi Final Fantasy, sviluppato da Two Cats, e non due cazzi ma due gatti, Two Cats, e venduto in vendita su Steam dal 30 settembre 2024 al costo di 10 euro, quindi qualcosa veramente veramente fresco e veloce. Se non ricordo se l'ho detto, comunque è sviluppato in ambiente Unity col motore grafico Unity. Se l'ho detto, perdonatemi il rincoglionimento, ma sto a diventare vecchio pure io. In questo caso il gioco promette una localizzazione in italiano, ma in questo caso ci dice che la localizzazione è aggiornata solo in inglese per ora. Ok, questo non so se vuol dire che è solo in inglese o se soltanto quella in inglese per ora è aggiornata, ma vediamo pian piano quello che ci propone Tyria. Vediamo il display. Ok, lasciamo tutto così. Remedite meno 1, supporto HDR, lingua italiano, sembrerebbe che l'italiano c'è. Quello che mi preoccupa è che non vedo. Ok, il VSync è attivato, perfetto. Allora, andiamo con nuova partita, facciamo normale, nome della partita, Danielino. Ok, potete prendermi anche per il culo. Un'alba nella luce calda, oltre una foresta di sveglio, un ruscello e il suo mormorio, ciao, mormorio in una valle, una casetta ai margini di un bosco nascosto, premere barra spaziatrice. No, ragazzi, è una vita che non leggo barra spaziatrice. Uno sconosciuto bussa alla porta, portando con sé le sue paure e i suoi misteri, ma anche l'inizio di una storia incredibile. Toc toc, chi è? Signora, è già cliente Tim? E gli diamo una chitarrata sulle gengive. Una accettata in questo caso. Caricando scena laboratorio. C'è un'anima viva in giro, per favore. Ah, signora di una certa età. Oh, mi bada spaziatrice, è bellissimo. Perdonate la mia intrusione, per favore. Ho bisogno del vostro aiuto. Benvenuto antenato, sappi che ti stavo aspettando, che è tu nonna? O tu nonno? Sono pronto, ma è donna, io vedo due tette, sarà pronta casomai. La vedo male già. Tyria, pronto. Sarà la mia prima cavia, che culo, il prototipo. Sono un'edizione che è piombata sul tuo villaggio, ma quello non ci ha detto un cazzo. Quello, se... quello lo vanno a cagà, ci ha bussato perché lo vanno a cagà, voleva il bagno. Eh no, perché la maledizione ha colto il tuo villaggio. E questa dice, ma che cazzo è? Forse un'intossicazione alimentare, un'influenza intestinale. Sì, ok, ti farò addormentare e approfittare del tuo sogno per... non è brutto, non è bella sta cosa, eh? È un po' bruttino. Piacere? Scusa, no, il tuo braccio è in fiamme. Quelle sono le... Vieni un po' più vicino che te lo faccio capire. Allora, fase crafting, lavorazione, esplora. Non ci sto. Allora, perché non ha le liquide, forse dei frammenti. Che sta a fare questa? Sta in finestra, se siamo già persi la vecchia noi? Olio a fabbricazione, fondi i tuoi oggetti. La vecchia è scappata di corsa. Allora, la tua scelta. Ti prende uno dove con un giorno di affinità. Che cazzo vuol dire? Allora, di luce, abilità cura, abilità controllo pubblico, provocazione. Andiamo con la cura, preferisco. Una piena attesa di ombra, abilità di ombra. Attacchi devastanti, vado con attacchi devastanti, eh.
Oh, mo sì, proprio. Oh, bilanciare la scuola per due guardiani. Io so già l'aver fatto una cazzata. Crea una birra. Io lo farei se potessi. Madonna mia. Io ho creato la birra adesso. Crea una seconda birra, consigliato, fava nell'altra. Crea un secondo guardiano. Il guardiano si fa così? Creato un nuovo guardiano, ok. Nuova ricetta? Sì, però io vorrei giocare, raga. Quindi ho finito qui. Sbloccato una nuova lingua, il culo. Non mazza quanto è complesso, però. Ah, ti può scegliere un circuito da queste scelte. Scusi, la difesa automatica durante l'invasione dei fantasmi. Stai a fare tutto da solo, quindi va bene. Grimorio maledetto. Progresso storia. In barca. Ah, ok. Ok, non ci ho capito un cazzo, ma ok. Ah, la crema mazza di incubo vecchio, mia prima esplorazione, vai mi barra spaziatrice. Ok. Ok, io vorrei aiutarci da questo, però. Ah, ok, col tasto destro. Salve, stretta. Qui ho anche bisogno di fare una parte di ricordo. Non so se qui ho qualche richiesta per te. Va bene. Ho capito, e che devo fare io? Ah, ok, gli posso menare? Allora, barra spaziatrice mi sposto. Con G non so che cosa sto facendo. Non è proprio semplicissimo. E con Q gli tiro le caccole, non ho capito mica sta cosa. Diciamo che è un po' caotico come giochino, eh? Ah, ma fa da sola? Non ci sto capendo un cazzo, raga, mo. Vi voglio bene, ma non ci sto a capire proprio un cazzo io. Diciamo che non è proprio il top della comprensione. Non sembra malaccio, ma immagino che ci siano tante di quelle cose da fare che bisognerà capirlo. Io non so che cosa sto facendo. Sta a far da solo. Regà, io veramente non ci sto capendo un cazzo. Non è male, ma non è troppe meccaniche mescolate insieme, troppe cose.
non facilmente comprensibile fra le tante cose, eh. Cioè, troppe meccaniche insieme mescolate. Da una parte gestionare, dall'altra devi esplorare e non ho capito che cazzo è questa moneta qui, non l'ho proprio capita. Dall'altra poi c'è il combattimento a turno. Non è che sia proprio sta facilità, eh. Le buone promesse ci sono, ma è caotico. Cazzo. Ecco, mo ci abbiamo spostato. Abbiamo spostato il tutto. Non si capisce un cazzo, posso essere sincero? Ci abbiamo visto tre meccaniche mescolate insieme. Molto confusionario questo gioco. Non è brutto, costa poco, quindi eventualmente se pensate che possa essere un videogioco nelle vostre corde e per voi interessante, magari 10 euro uno potrebbe anche spenderceli, però vi dico che personalmente è caotico, sembra uno di quei giochini per il cellulare, per smartphone, dove dovete soltanto premere e non si sa quello che state a premere. Detto questo, dalla Tana Reinhardt è tutto, io vi saluto, ciao ragazzi, ciao a tutti e buon gioco!